Hey raga buon pomeriggio, buon pomeriggio, live straordinaria con il nostro grande Alessandro De Angeli. Parleremo di quella che è stata dal suo punto di vista, ovviamente, la resurrezione. Ci sono molti particolari curiosi che vale veramente la pena di prendere in considerazione, quindi ne parleremo in questa live. Ricordo che le persone che stanno vedendo la pubblicità sul mio canale, non dipende assolutamente da me, ma è YouTube che passa dei contenuti pubblicitari, ovviamente senza che abbia dato il consenso perché questo canale non è un canale Monetizzato nella maniera più assoluta. Quindi mi dispiace davvero, purtroppo però non dipende assolutamente da noi. Signore e signori, Alessandro De Angelis, buona visione! Nel mio campo di ricerca dopo eh, l'università. Facoltà di Lettere, Campo de Moetano Antropologico, dopo parecchi anni, ripresi in mano circa vent'anni fa, la storia delle religioni, eh, in chiave antropologica anche, eh, cercando di svelare cosa si nascondeva dietro l'Antico e il Nuovo Testamento. E lo studio che abbiamo fatto è uno, stato uno studio, non a caso tu hai detto ricercatore, non professore, che non è che insegno nelle scuole, il ricercatore che cosa fa? Si occupa di eh, comparare testi documentali, ricerche archeologiche, etimologia e cercare di ricostruire la storia. E quindi eh, abbiamo fatto scoperte di livello internazionale sia per quanto riguarda l'Antico che il Nuovo Testamento, soprattutto per quanto riguarda il Nuovo Testamento. Stanno cercando di fare una congiura del silenzio sulle nostre ultime scoperte, nonostante io abbia detto a, a chiunque: eh, ragazzi, io sono disposto a venire a confronto con professori, accademici, chi volete voi, esegeti eh, del Vaticano, eh, che inizialmente hanno accettato, poi, quando hanno visto le prove documentali che portiamo, si sono tirati indietro. Questo è avvenuto davanti alla giornalista Anna Tugletti che si trovava in Egitto. Professore del, della Somma Pontificia Università Lateranense con il dottorato in Cumran. Parlo del libro, per esempio, l'ultimo libro, oltre il velo di Iside: le scoperte sono qualcosa di devastante. Perché? Perché abbiamo svelato in Maria, madre di Gesù, la terza moglie del reo del Grande, Maria Boeto, e quindi un Gesù, figlio del Rero del Grande, che non cercava per ucciderlo, ma perché voleva suo figlio indietro e eh, Maria soprattutto figlia della regina Cleopatra d'Egitto e del suo sommo sacerdote Simone Boeto tant'è che Boeto insieme a Marco Antonio e a Cleopatra eh, li troviamo insieme a Tarso nel 41 ma quello era il padre di Simone Boeto, questo sacerdote che stava ad Alessandria d'Egitto sotto Cleopatra tutto ci porta in Egitto, come mai? Eccoci Alessandro, buon pomeriggio e benvenuto ancora nei nostri canali. Ciao. Ciao Luca. E alla fine poi ce l'abbiamo fatta perché martedì 5 marzo c'è stato il confronto con un professore e sacerdote della Pontificia Università Urbiniana qui proprio a Tivoli, nella Chiesa del Gesù, davanti a tantissime persone e il professore del Vaticano eh, non ha potuto eh, saputo confutare assolutamente nulla di tutte le prove eh, che gli ho portato sulla cospirazione che Maria, moglie del Erode il Grande, fece contro suo marito Erode insieme a Teuda e a Giuseppe, due fratelli cugini di eh, Erode il Grande. E oggi però affrontiamo un altro argomento, no? Visto che c'è stata la Pasqua e il Pasquetta, giusto Luca? Assolutamente, mi hai proposto questa cosa per cui noi stiamo facendo un programma di interviste registrate che comunque hanno poi alla fine una differita di 20 giorni, un mese. No? Siccome l'argomento era assolutamente attuale, mi hai proposto di fare questa, questa registrata, questa live a questo punto sulla resurrezione per cui assolutamente hai eh, detto bene, il momento è adesso, quindi facciamola subito. Ecco, quindi questa è la ragione per cui questa è una live straordinaria, quindi è una diretta straordinaria. Allora, la resurrezione è così per come ce l'hanno raccontata o è qualcosa di diverso? Allora, il problema è che eh, i Vangeli ci raccontano e ci parlano di una resurrezione non spirituale di Gesù, ma di una vera e propria resurrezione carnale. E questo purtroppo molti credenti non lo sanno. Tant'è che Paolo di Tarso ci dice che fu visto da oltre 500 persone contemporaneamente, Gesù che interagì con tantissime persone dopo la sua resurrezione, parlando, mangiando, eh, inter interagendo con queste persone. Per cui si tratta di una resurrezione sul, della, sulla carne proprio, del corpo, e non una resurrezione in chiave. Eh, spirituale, no? Quindi, mh, questo portò ad un grosso contrasto con eh, tutti eh, i cultori delle religioni gnostiche. Il pre era tutto gnostico, prima è stata l'unica resurrezione eh, su cui un personaggio poi sia risorto carnalmente perché eh, loro, lo gnosticismo cosa prevedeva? Che eh, per liberarsi, loro vedevano l'universo creato da un demiurgo e il Dio un qualcosa una, di trascendente da questo demiurgo che a, creò questa eh, terra e la vita in maniera imperfetta. Quindi per liberarsi... Dal, e quindi ovviamente eh, ecco da dove poi secondo loro si originava il bene e il male per liberarsi del male bisognava liberarsi dalla materia per unire la nostra scintilla divina così la chiamavano a quello che era il vero Dio trascendente e quindi la resurrezione nella carne di Gesù fu vista in maniera negativa e osteggiata fortemente eh, da tantissimi Persone eh, che eh, portavano avanti l'ognosticismo in quel periodo proprio perché Gesù, non liberandosi del suo corpo, non aveva potuto liberarsi di quella parte negativa del corpo e eh, di quelle impurità che non potevano farlo ascendere al vero Dio eh, trascendente. Quindi, non si sarebbe liberato della malvagità del demiurgo creatore che aveva creato eh, questo universo. Mh, la vita sulla terra dove esisteva il bene e il male. Eh, quindi la prima cosa da far notare a tutti i nostri eh, ascoltatori è il fatto che questa risurrezione di Gesù fu una risurrezione sulla eh, carnale. Tant'è che poi noi abbiamo trovato prove del fatto che eh, Gesù morì addirittura nel febbraio del 68 eh, d.C. Poi magari su questo si potrà fare anche una puntata perché eh, abbiamo svelato ben tre pagine di un vero discorso di Gesù che pronunciò davanti agli edumei mh, nel 68 prima di essere ucciso. Ora partiamo dalla eh, resurrezione, ma per parlare della resurrezione di Gesù dobbiamo prima eh, vedere che cosa è successo e i motivi per cui Gesù fu crocifisso dal prefetto Ponzio Pilato. Innanzitutto stiamo parlando di personaggi storici, tant'è che è stata trovata anche la lapide di Ponzio Pilato come prefetto, così come Abbiamo prove della storicità dell'esistenza di Gesù, di cui parla lo storiografo Tito Flavio Giuseppe, non solo, ma ne parla anche Tacito, ne parla Sbetonio, ne parlano tantissime altre persone. Quindi, non siamo davanti ad un'invenzione, ma ad un personaggio in carne e ossa che ha subito un processo di divinizzazione e deificazione da parte, attenzione, di suo nipote Paolo di Tarso. Per costruire una dottrina il cristianesimo a favore del eh, potere, allacciando grazie alle sue relazioni di parentela con eh, personaggi e eh, consoli, prefetti dell'antica Roma. E allora entriamo subito nel merito della questione per vedere cosa successe perché eh, Gesù fu processato da Ponzio Pilato. Innanzitutto eh, noi abbiamo dato prova, ma la riassumo molto velocemente, del fatto che Gesù fosse l'ultimo figlio del re Ero del Grande, perché nel 5 a.C. ci fu una cospirazione da parte di Maria Boeto, terza moglie del re Ero del Grande, insieme a Teuta e a Giuseppe con cui fuggì. Ed era Giuseppe, fratello di questo Teuda, ce lo dicono proprio i primi padri della Chiesa che erano fratelli. Teuda prese il veleno, e Erode scoprì questa cospirazione, Maria fu costretta a fuggire con Giuseppe e con Teuda in Egitto. Tant'è che in Egitto nel dicembre del 1945 sono stati ritrovati dei testi copti a Nagammadi a sud del Cairo, quindi in Egitto. Che ci parlano del fatto che Maria poi ebbe da Teuda Giacomo, fratello di Gesù. Abbiamo fatto tutte le ricerche con le attestazioni dei frequenze dei nomi: e esisteva solamente quel Teuda in quel periodo, un altro fu Giuda Taddeo, figlio di questo Teuda e di Maria Boeto, che fu ucciso nel 45, sotto Cuspio Fado. Oltretutto, Maria apparteneva alla famiglia dei Boeto e molti dei personaggi dei Vangeli appartenevano a dimostrazione che Maria Boeto, terza moglie dell'Ero del Grande, era la, proprio la Maria dei Vangeli e appartenevano alla famiglia dei Boeto. Citiamo eh, lo stesso Giovanni Battista, ma altri personaggi come Maria, Marta, Lazzaro di Betania, eccetera, eccetera. Quindi, Gesù eh, fu costretto Ehm, nacque ad Alessandria d'Egitto e non a Gerusalemme prima cosa così come la stessa Maria figlia della regina Cleopatra d'Egitto e del suo sacerdote di Alessandria d'Egitto Simone Boeto dopodiché fece la spola tra Alessandria d'Egitto e Gerusalemme dove aveva eh, suoi parenti perché suoi parenti perché tutti i figli del re Erode il Grande erano fratelli di Gesù da parte paterna. E questo Erode, che sposò Erodiade, era figlio anche lui di Maria Boeto. Quindi con questo Erode era fratello da parte materna e da parte paterna. Ma forse lo stesso... Filippo Tetrarca, che morì nel 34, era figlio di Maria Boeto, viene attribuito a Cleopatra di Gerusalemme, ma noi abbiamo detto che probabilmente lì hanno creato uno sdoppiamento tra Maria Boeto e Cleopatra per non far capire che Maria fosse proprio la figlia della regina Cleopatra d'Egitto. In ogni caso, vediamo che cosa successe in questo periodo. Siamo nel 34, attenzione, tutte le cose che sto dicendo sono tratte dallo storiografo Tito Flavio Giuseppe, in comparazione con testi copti ritrovati a Nagamadi che la Chiesa non voleva eh, che ass assolutamente che, fosse, che fossero rilasciati. Nel 34 morì il tetrarca Filippo. Il tetrarca Filippo era sposato con sua nipote Salome. Salome era, era la figlia di Erode e di Erodia. Questi sono tutti figli del re del grande Filippo, tetrarca Antipa. Erode che sposò Rodiaide e Gesù. Altri figli, Antipatro, Alessandro e Aristobolo e, e morirono uccisi da Erode del Grande, quindi immaginate se si poteva eh, divinizzare e deificare un Gesù figlio di Erode del Grande che era addirittura un patricida, uccise ben tre suoi figli. Un altro figlio di Erode del Grande, l'Etenarco Archelao morì invece nel 18 dopo Cristo. quindi nel 34 morirà il tetrarca Filippo. Attenzione perché eh, a questo punto c'è un'ipotesi abbastanza agghiacciante che questo tetrarca, figlio del Reno del Grande, sia stato ucciso da un suo fratello, Antipa. Antipa lo ritroviamo poi, tra l'altro, insieme a Gesù nel Vangelo di Matteo, quando Pilato processò Gesù e non trovando in lui nessuna colpa, lo mandò. Proprio dal fratello Antipa, che poi lo rimandò a sua volta da eh, Pilato. Quando morì il tetrarca Filippo, che cosa fece Antipa? Si mise d'accordo con Erodiade per unirsi in matrimonio con lei di nascosto da suo marito il re Erode il Grande. Dopodiché, ci dice lo storiografo Tito Flavio Giuseppe, andò a Roma dall'imperatore Tiberio. Cosa andò a fare dall'imperatore Tiberio? Andò a chiedere la tetrarchia del defunto tetrarca Filippo che era morto. Filippo era sposato con, Reodiade, con Erodiade ed ebbe Salome. Questa Salome era sposata con Filippo. Quindi vedete che si sposavano, eh, zii, con le loro nipoti. E quindi per poter chiedere questa tetrarchia Antipa pensò bene di chiedere Erodiade di sposarlo e Erodiade accettò e andò da Filippo per chiedere questa eh, che gli fosse data la tetrarchia del defunto fratello Filippo. Però c'era un altro personaggio scomodo che poteva richiedere questa tetrarchia ed era suo fratello Erode che sposò questa Erodiade, padre di Salomè e addirittura di San Paolo. Questi personaggi li abbiamo trovati. E ho portato tutte le prove di questo davanti al professore del Vaticano che non ha saputo assolutamente eh, confutarle. Quindi andò dal imperatore Tiberio chiedendo questa eh, che gli fosse data la gerarchia Ma per fare questo doveva mettere fuori gioco anche il suo fratello Erode. E accusò davanti all'imperatore suo fratello Erode di sedizione contro Roma. Bene, l'imperatore Tiberio gli disse di eh, non ucciderlo, ma di togliere tutte le sue ricchezze e di mandarle proprio a Roma. Questo che sto raccontando è, sono storie raccontate dai testi copti ritrovati in Egitto nel 1945 a Nagamati, li trovate tutte, tutta la storia sui nostri libri special modo del libro I sigari dove abbiamo ricostruito tutta la storia di quello che è, che è successo a questo punto Antipa aveva messo fuori gioco Erode e l'amministratore delle ricchezze di Antipa era Cuzza, ovviamente. Cuza andò insieme ad Antipa dall'imperatore eh, Tiberio perché? Perché nel momento in cui io chiedo una tetrarchia, questi re erano re vassalli di Roma, quindi pagavano a Roma dei tributi, delle tasse, togliendoli al popolo e poi versando una, la parte maggiore proprio a Roma, e una parte ovviamente la trattenevano per, eh, per loro. Cuzza era sposato con Giovanna, che la ritroviamo come discepola di Gesù, e Giovanna fece presente tutto questo a eh, Gesù che era imparentato con Giovanni Battista anche Giovanni Battista era un eh, nipote del re Ero del Grande Ero del Grande aveva un cugino Achia che era figlio di Zaccaria e Zaccaria era il padre di questo Giovanni Battista quindi stiamo parlando di tutti erodiani ragazzi hanno costruito il cristianesimo sulla famiglia del re Erode il Grande. A questo punto Giovanni Battista scese in campo e eh, cercò di sollevare il popolo contro Antipa perché aveva violato le leggi ebraiche sposando poi Erodiade quando suo marito Erode era ancora in vita. La moglie di Antipa a questo punto, perché Antipa era sposato il tetrarca Antipa, cosa fece? Eh, Disse tutto a suo padre, mandò i suoi messi nella fortezza del padre sul Macheronte. Il padre, che era un re dei Nabatei a reta IV, scese in campo con il suo esercito e distrusse l'esercito di Antipa e quello di Filippo. Filippo era morto quindi, per Antipa, per unire il suo esercito a quello del defunto fratello Filippo morto, questo vuol dire che. Tiberio gli aveva consentito eh, che, di dargli anche la tetrarchia di Filippo, altrimenti non avrebbe mai potuto unire il suo esercito a quello del suo defunto eh, fratello Filippo. Quindi Giovanni Battista cercò di sollevare il popolo contro eh, Antipa e ci viene detto che Antipa eh, catturò Giovanni Battista e fu addirittura Salomè a chiedere la testa di Giovanni Battista su un vassoio d'argento. Allo stesso tempo, Areta IV scese in campo con il suo esercito e distrusse eh, l'esercito di Antipa che aveva unito con quello del suo defunto fratello Filippo. Ed era uno scenario che dava molto fastidio a Roma. Perché? Dava fastidio a Roma per un motivo molto semplice, perché c'era uno stato di tensione ai confini dell'Armenia tra il re Artabano II e Roma. Lì Pitelio aveva in campo addirittura cinque legioni schierate contro questo re eh, dei parti. Quindi si rischiava una sollevazione del popolo ebraico che se avesse unito le sue forze con quelle di Artabano avrebbero preso le legioni romane tra due fuochi eh, e, e era a rischio... Addirittura, eh, che lo stato di Israele potesse essere alla fine liberato, e eh, anche se una piccola, mh, piccolo stato la Palestina era molto importante perché perdere la Palestina voleva dire spaccare in due l'impero romano che circondava l'intero mar eh, Mediterraneo. A questo punto, testi Copti ritrovati a Nag Hammadi. Cosa fece Tiberio per cercare di eh, lenire le, questo stato di tensione mandò uno dei suoi emissari, Carios, uno dei suoi messaggeri a dire che la regalità fosse data a Gesù. A questo punto Antipa si trovò completamente spiazzato e quando venne a sapere questa cosa che cosa fece Luca? sempre testi copti chiamò i sommi sacerdoti questi sommi sacerdoti appartenevano alla eh, famiglia degli Oneade erano tutti imparentati con Gesù da parte di sua madre Maria Poeto e li minacciò di taglio della testa se non avessero accusato Gesù di eh, di lesa maestà ma e si fece dare una somma di denaro dai sommi sacerdoti per corrompere Pilato affinché processasse Gesù. Attenzione, perché la moglie di Pilato, Claudia Procula, tra l'altro, eh, ci viene detto eh, dai primi padri della Chiesa e da altre testimonianze che eh, seguiva addirittura eh, Gesù. E apparteneva molto probabilmente alla dinastia dei Giuli Claudi, con cui erano imparentati poi questi eh, personaggi. Bene, eh, a questo punto eh, Pilato chiamò a sé Gesù per eh, processarlo. Ma come poteva processare Pilato Gesù? dal momento che era stato lo stesso imperatore Tiberio a mandare uno dei suoi messaggeri a dire che fosse data la regalità a Gesù. Il capo di imputazione quale fu? Che si voleva, voleva fare re dei giudei. L'etnarca Archelao, che morì nel 18 d.C., era uno dei figli del re del grande, aveva nella, eh, nella sua zona di competenza anche la Giudea. Fu rimosso dall'imperatore Cesare Augusto nel 6 d.C. per cattiva amministrazione e la Giudea tornò sotto, fu annessa alla Siria che era provincia romana. Quindi la Giudea a tutti gli effetti era tornata ad essere eh, una terra di Roma. Ed è per questo che, eh, nonostante Tiberio avesse detto che sia data la regalità a Gesù, quella regalità non comprendeva assolutamente la Giudea. Quindi Antipa e Pilato trovarono il modo per eh, processarlo per l'esa maestà, proprio perché eh, si voleva impadronire della Giudea che era apparteneva a Roma. Quindi quando mandò a dire che fosse data la regalità a Gesù, la Giudea non era compresa alla regalità che voleva dare a Gesù. Ma che cosa successe? Questo molto probabilmente, secondo noi, Gesù sappiamo che fu flagellato e i sommi sacerdoti minacciati di morte da Re Antipa e accusarono Gesù di tradimento, ma le accuse non reggevano. C'erano delle leggi molto ferre eh, tra gli ebrei per poter sostenere questi capi di accusa. Noi abbiamo scritto nei libri tutte le violazioni che sono state fatte eh, sul diritto romano e anche su violazioni del, de, de, rispetto alle leggi ebraiche in questo processo, proprio per far vedere troverete un intero capitolo su questo che c'è stato molto di falso in queste accuse innanzitutto dovevano trovare addirittura due testimoni le cui testimonianze concordavano eh, si garantiva molto la, dif eh, le, 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 la difesa da parte dell'imputato non era facile accusare eh, una persona per processarla e condannarla a morte in ogni caso, poi i Vangeli ci dicono che fu eh, processato e eh, fu crocifisso. L'Evangelista Marco ci parla eh, del fatto che eh, alle nove già era in croce e dopo poche ore morì. Ora, Paolo di Tarso ci dice che fu legato allo Staurus e non inchiodato. Considerate che è stato trovato un solo tallone trafitto dai chiodi. I chiodi romani erano lunghi dagli 11 ai 12 centimetri, venivano eh, sovrapposti i piedi e quindi eh, i due calcagni venivano addirittura trafitti tutte e due, ma lì ci sarebbe stata implosione delle ossa, probabile morte se si fossero salvati, per ossi o melite non sarebbero più stati in grado di camminare. Poi non è che erano ferri puliti, sarebbero stati arrugginiti, si poteva morire per teta, nostri e tante altre cose. Quindi probabilmente fu flagellato e infine legato. Dopodiché, quello abbiamo trovato dei passi dove si dice che eh, diedero molti soldi ai soldati romani per liberare Gesù. Nel Vangelo di Pietro si dice che Gesù fu visto allontanarsi con le sue gambe sorretto da due uomini. Questi due uomini erano Nicodemo e Giuseppe d'Arimatea ed erano parenti di Gesù. Nel secondo libro di Oltre il Velo di Iside eh, siamo riusciti a vedere chi erano questi eh, personaggi ed erano effettivamente poi eh, parenti di eh, Gesù. Ma non solo, oltre alla testimonianza del fatto che Gesù sopravvisse alla eh, resurrezione, tant'è che occorrevano addirittura 5-6 giorni per morire, i romani usavano spezzare le tibie dei condannati per alleviarne la sofferenza, perché si moriva per la posizione eh, de che il torace assumeva per collasso respiratorio in quanto gli alveoli... Polmonari venivano compressi e quindi per far sì che il, eh, non si reggessero più sulle gambe. Era per questo motivo che eh, per abbreviare questo supplizio, i romani spezzavano spesso le tibie ai condannati per farli morire eh, in un lasso di tempo molto più breve, ma per quanto. Eh, altrimenti si sarebbe mo molte persone morivano addirittura dopo giorni, non era così facile morire. Sappiamo tra l'altro che gli fu data eh, una spugna immersa in, eh, con l'aceto, si dice, ma questi personaggi venivano dall'Egitto, quindi conoscevano bene sostanze come la mandragora e altre sostanze che potevano eh, simulare una morte apparente. E quindi poi, se voi leggete gli atti degli apostoli, è lo stesso Paolo di Tarso, ma gli stessi evangelisti anche nei Vangeli, a darci conferma del fatto che Gesù sopravvisse alla crocifissione visto da oltre 500 persone. Abbiamo Tommaso che mise le mani al costato di Gesù perché non credeva fosse possibile che fosse sopravvissuto alla crocifissione, visto da tutti gli apostoli, ma eh, non era una visione dove si vedeva questo Gesù sotto forma di luce, no, era proprio una, un Gesù carnale che parlava, interagiva e mangiava con loro. A questo punto, ragazzi, dopo duemila anni, qui att proprio attraverso questi testi copti ritrovati a Nagamadi, eh siamo riusciti a dare la soluzione a quello che era successo, ai motivi che portarono poi Gesù ad essere processato. Tant'è che poi Pilato, ci fu una serie di lettere, il ciclo di Pilato, dove Pilato eh, cercò di giustificarsi davanti a Tiberio perché aveva processato Gesù. Tiberio fece addirittura nel 1936 un consulto senato per eh, deificare Gesù e fu rifiutato questo dai dai senatori e Pilato fu richiamato e sostituito dal procuratore Marcello molto probabilmente proprio per aver processato Gesù considerate che tutti gli erodiani venivano allevati figli di Erode a Roma tranne Gesù che dovette nascere poi e crescere ad Alessandria d'Egitto che poi ce lo dice lo stesso Celso che visse in povertà Furono costretti a tornare a Gerusalemme perché fu, eh, fu scoperta questa cospirazione di sua madre Maria nei confronti del marito del re eh, Erode il Grande. E eh, addirittura poi ci siamo ritrovati un Gesù sotto Galigola, sotto l'imperatore Claudio, ce ne parla Svetonio e eh, morì nel 68 durante la prima guerra giudaica. Ma attenzione, poche persone sanno che, cioè, penso lo dovrebbero sapere, ma non tutti forse sanno che chi divinizzò e deificò Gesù, a parte i Vangeli, fu Paolo di Tarso, che era nipote. Di Gesù. Gesù era lo zio di San Paolo, creatore della dottrina del eh, cristianesimo ed Erode il grande, era addirittura il nonno. Queste prove, il 5 marzo a Tivoli, le ho portate davanti al professore del Vaticano, nonché sacerdote. Che era venuto a fare un convegno proprio su Paolo di Tarso. Se voi leggete tutto quello che eh, la storia di Paolo di Tarso, questo compì tantissimi viaggi in tutto il Mediterraneo, in Cilicia, in Armenia, in tantissimi posti. Saluta nelle lettere saluto ai Romani, saluta tantissime persone, tutte persone che sembrano inventate le abbiamo ritrovate tutte quante signori una ad uno e quindi gli atti degli apostoli hanno raccontato una storia vera pensate che nel, intorno al 56 56 dopo Cristo, Paolo di Tarso eh, rischiò di essere linciato dagli ebrei Leggete gli atti degli apostoli e ve lo dicono perché asseriva che Gesù fosse ancora vivo e predicava la dottrina di Gesù. Lì intervenne il procuratore Felice, e dopodiché, nel Felice fu procuratore fino al 58, dopodiché eh, diventò procuratore Porcio Festo. Adesso andiamo a vedere un attimo perché Paolo di Tarso, quindi andiamo a svelare il cristianesimo, ragazzi, era il nipote di Gesù. Attenzione perché queste cose il professore del Vaticano sta facendo un convegno proprio su Gesù quel giorno. La prima cosa che gli ho fatto notare è che Paolo di Tarso dice "Salutate i familiari di Aristobulo Salutate Erodione, mio parente, e io ho detto: Ma professore, eh, il, il nome Erode apparteneva solo alla famiglia degli Erodiani. Se Paolo di Tarso ci dice che eh, è parente di Erodione, vuol dire giovane Erode, di questo Erode, vuol dire che era un Erodiano? Dico, allora noi siamo partiti da eh, questo studio. E lo abbiamo comparato con eh, Tito Flavio Giuseppe che ci dice: Ascolta bene, Luca. <ride> eh, se puoi, vorrei vedere anche la tua faccia, Luca, se è possibile. Eccoti qui. Pa eh, lo storiografo T Flavio Giuseppe ci parla di. La religione è una religione basata sul buonismo, ci hanno sempre raccontato. Ecco cosa dice Flavio Giuseppe di Paolo di Tarso. Attenzione, il nome di Paolo di Tarso è Saul. Okay. Da parte loro, Costapar e Saul, cioè Paolo di Tarso, raccolsero bande di malviventi. Loro stessi erano di stirpe reale. Quindi sta dicendo che Paolo di Tarso apparteneva a una stirpe reale, di e raccolsero favori a motivo della loro parentela con Agrippa, ma erano sfrenati e pronti a spogliare le proprietà dei più deboli, cioè non è come Robin Hood che ruba i ricchi per dare ai poveri, ma questi rubavano ai poveri per prendersi i soldi dei poveracci. Un po' come che ti devo dire, i comunisti di oggi che fanno finta di difendere gli operai quando poi gli vogliono togliere tutto. Ma poi non è che la testa sia differente, siamo davanti a due facce della stessa medaglia. Quindi Paolo di Tarso conferma anche lui che, eh, cioè scusa, Flavio Giuseppe conferma anche lui che Paolo di Tarso apparteneva alla famiglia degli Erodiani, dicendo a motivo della sua parentela con. Okay. Quindi abbiamo queste informazioni. Un'altra informazione che ci dà è che ha un fratello che si chiama Cosobar. Questo Costobar è fratello di Paolo di Tarso. Andiamo a vedere queste genealogie Questo eh, qui Aristobulo è un figlio del re del Grande ebbe una figlia, Erodiade, questa Erodiade ebbe come figli San Paolo, salome e Costobar, insieme a questo Erode, che era il marito di questa Erodiade. Questo è Gesù, altro figlio, questo Aristobulo e questo è Alessandro, altri due figli di Erode il Grande, che furono uccisi nel 7 a.C. da parte di, eh, del loro padre eh, Erode il Grande. Bene, San Paolo, come potete vedere da qui, in quel periodo, quando eh, Paolo di Tarso eh, fu accusato dagli ebrei, tant'è che poi il procuratore Felice lo prese sotto la sua custodia, lo mandò a Cesarea Marittima, addirittura con una nave con 70 eh, legionari per proteggerlo, perché era un personaggio importante, era il nipote. Eh, il il nipote del re Rode il Rodel Grande, ragazzi, non ci hanno raccontato cavolate quando hanno detto queste cose. San Paolo era il cugino del re Agrippa II, figlio di Agrippa I. Agrippa I era il fratello di eh, Erodiade. Ecco perché la parentela di Agrippa con Paolo di Tarso erano cugini, cugini di primo grado. Perché Agrippa ed Erodiade erano fratelli e San Paolo era il figlio di Erodiade e di Erode. Eh, non solo, il nonno di Erodiade, cioè il, mm, da parte, il nonno di Erodiade era Costobar, era un governatore dell'Itumea. Ecco perché Erodiade poi mise il nome Costobar a uno dei suoi figli, fratello di Paolo di Tarso. Quando morì il tetrarca Filippo, Salomè, sapete cosa fece? Sposò Aristobulo di Calcide ed ebbe un figlio che si chiamava proprio Erode, molto giovane quando fu arrestato Paolo di Tarso. Ecco perché Paolo di Tarso dice, salutate i familiari di Aristobulo, salutate Erodione, mio parente. Aristobulo era, sposò sua sorella Salomè, era il cognato di Paolo di Tarso e il figlio di Salomè e di Aristobulo, Erodione, è proprio, eh, è il nipote di Paolo di Tarso. Paolo di Tarso era il figlio della sorella di Salomè, di Paolo di Tarso. Quindi Paolo di Tarso era lo zio di questo Erode che saluta. Tant'è che negli atti degli apostoli, quando... Paolo di Tarso venne poi a sapere che volevano ucciderlo. Fu avvisato proprio, ce lo dicono gli atti, dal figlio di sua sorella, quell'erode Rodione, che era molto giovane in quel tempo. Attenzione ragazzi, queste prove usciranno nel secondo libro di Oltre il Velo di Iside, dove abbiamo tirato fuori per la prima volta le tombe di un nonno di Gesù, di una figlia di Gesù. Di una sorella di Gesù e di un nipote di Gesù, cioè proprio di Paolo di Tarso, la cui tomba non si trova a Roma. E quindi a questo punto abbiamo detto: attenzione, abbiamo il DNA di Gesù. Ok? Paolo di Tarso era mezzo ebreo. Volevo io ricordare a tutti quanti che quando il tribuno, stava restando Paolo di Tarso, sto rispondendo alla domanda. Lui disse al tribuno, non puoi arrestarmi. E questo l'ho detto anche il professore del Vaticano, perché io sono cittadino romano e di nascita. Sapete perché e il tribuno gli rispose, io la cittadinanza romana l'ho dovuta acquistare e anche a caro prezzo. Perché era cittadino romano e di nascita? Perché fu addirittura Giulio Cesare a dare al padre del re Erode il Grande cioè Antipatro che combatte poi per Giulio Cesare la cittadinanza romana cittadinanza che andò a Erode e a tutti i loro discendenti ecco perché era cittadino romano anche se nacque a Tarso in Cilicia abbiamo detto che quindi quando avvennero questi fatti fu il tribuno lo portò dal procuratore felice che non fece niente a Paolo di Tarso nonostante le accuse degli ebrei sapete con chi era sposato il procuratore felice con Drusilla ecco perché è importante molte persone dicono ah i libri di Alessandro De Angelis sono un macello perché si entra nelle genealogie lo stesso professore del Vaticano mi ha detto: Io sono un biblista, non sono uno storico, non posso confrontarmi con te. Beh, ragazzi, questo è un limite. Perché gli storici leggono solo la storia, i biblisti si occupano solo di leggere Vangeli e, e del Nuovo Testamento, apocrifi, eccetera, eccetera. Ma allora, questo lavoro di comparazione, chi lo deve fare? Non l'ha fatto mai nessuno e sono stato il primo a farlo. Ecco perché. Per 2000 anni non è mai stato scoperto nulla su questi personaggi. Guardate qui, Agrippa ha ah, come figli Re Agrippa I, fratello di Erodiade, Agrippa II, Drusilla e Berenice. Questa Drusilla quindi era cugina di Paolo di Tarso. E sapete con chi era sposata Drusilla? Vi sto dando delle chicche che vengono dal secondo libro di Oltre il velo di Iside, dal DNA di Gesù all'identità di Re Artù. E queste prove le stavo per portarle davanti al professore del Vaticano se non mi avesse azzittito un prete dicendo basta, basta, è ora di pregare. Drusilla era la moglie del eh, procuratore romano Felice. <coughs> Quel Felice sotto cui poi eh, che aveva pre, a cui il tribuno aveva portato Paolo di Tarso e che si preoccupò immediatamente di trasferire a Cesare Marittima Paolo di Tarso con una nave e con eh, 70 accompagnato da 70 legionari ragazzi il procuratore Felice era il marito della cugina di Paolo di Tarso Drusilla dopodiché nel 58 il procuratore Felice viene sostituito da un altro procuratore, Porcio Festo. Presero Gesù e lo processarono. Sapete chi c'era quando Gesù fu processato dal procuratore Por Porcio Festo? Agrippa II e Berenice. Berenice e Agrippa II e Drusilla erano tutti e tre fratelli. Ma guardate qui: Agrippa II e Berenice, che erano al processo di Paolo di Tarso sotto Porcio Festo, erano cugini di Paolo di Tarso, ecco perché erano lì al processo non casualmente. E Paolo di Tarso, sapete che cosa fece? Siamo nel 58. Luca, scusami. Nel 59, quando avvenne questo processo, perché nel 58 Felice termina il suo mandato e viene sostituito nel 58 da Porcio Festo. Quindi, un po' di tempo dopo, Porcio Festo lo mette sotto processo. E che cosa fa Paolo di Tarso? Si appella a Cesare, cioè Nerone, l'imperatore era Nerone in quel periodo. E Agrippa II e Berenice i cugini di Paolo di Tarso dissero: Ma è impazzito perché si appella a Cesare? E non c'era nessun capo di accusa contro di lui. Attenzione, Luca: sta crollando il cristianesimo sotto gli occhi di tutti. Eh? Questa puntata è una puntata che resterà nella storia, ragazzi. Questo è un altro figlio <clears throat> di Ero del Grande era gemello di Aristobulo Alessandro e Aristobulo furono uccisi nel 7 anticristo dal re Ero del Grande da Aristobulo abbiamo visto abbiamo Agrippa il re che ebbe come figlia Agrippa II Trusilla e Berenice cugini di Paolo di Tarso guardate qui Alessandro che era fratello quindi di questo erode padre di San Paolo ebbe un figlio Anzi, due figli, uno era Tigrane V, l'altro era Alessandro. Questo Alessandro, quindi, era cugino di Paolo di Tarso. Ok? Erode ed Alessandro sono fratelli. Il figlio di Alessandro, che ha il suo stesso nome, Alessandro, il figlio di Erode San Paolo, sono quindi cugini. Questo Alessandro ha un figlio, Tigrane VI. Nel 58 Dopo Cristo Nerone, Nerone l'imperatore fece re dell'Armenia Tigrane VI figlio di Alessandro, quindi il figlio del cugino di Paolo di Tarso. Ecco perché Paolo di Tarso si appellò a Cesare e andò a Roma dove godeva della massima libertà e ci andò non a caso per fare proseliti anche lì a Roma. Signori, questi personaggi erano tutti imparentati, ma questo è il minimo quello che vi sto dicendo, perché la parentela di questi personaggi arriva fino a Marco Antonio, attenzione, Antonia Minore Trifena. Personaggi che poi Paolo di Tarso saluta in lettere ai Romani. Si imparentarono, la stessa Berenice diventò l'amante di Tito, dell'imperatore Tito, colui che costruì il Colosseo insieme al padre Vespasiano. Furono allevati tutti alla corte di Roma. Paolo di Tarso, ce lo siamo ritrovati insieme ad Aquila e Priscilla. Aquila era uscirà tutta la storia di questo personaggio fabbricatori di tende che furono costretti a, a, a scappare dopo che cospirarono insieme a Gesù sotto l'imperatore Claudio. Questo Aquila era colui che diede il colpo di grazia a Caligola uccidendolo, trapiggendolo con una spada. Paolo di Tarso incontrò Gallione, che era il fratello di Seneca. Ci fu un'infiltrazione di questi erodiani all'interno delle alte classi prefettizie, consolari, senatoriali romane. In chiave anti-imperialista per restaurare la Repubblica. Ecco perché molti. Imperatori poi attaccarono il cristianesimo e i cristiani facendoli sbranare addirittura dai leoni. Bene, siamo a 50 minuti. C'è qualche domanda, Luca? Allora, intanto Ale, grazie e complimenti per questa disamina sempre molto articolata circostanziata. Ci sono, è stato. Un grande dibattito con un signore che si chiama Tarciso, Tarcisi, e Vinicio, il nostro Vinicio che comunque conosciamo, no? anche Anna Saracena ha detto la sua, insomma ecco, diciamo, per lo più si sono scambiati loro delle, delle opinioni, delle, diciamo, delle considerazioni. E, Tarciso parla anche in merito alla credibilità, diciamo, in avvallo della credibilità del cristianesimo e, di, e della miracolistica no? un po' legata a Gesù Cristo, tutta una serie di miracoli che sono, che sono avvenuti, ecco, con ostie che diventano carne, che poi sulla base dello studio di uno scienziato, di scienziati che hanno analizzato questo, e uno di questi si è convertito, eccetera, no? e questo è quanto di più normale possa creare il mainstream. Creo una condizione in cui uno scienziato si va a convertire, non sappiamo chi è questo scienziato, ovviamente, però la notizia ovviamente fa scalpore spesso non è esistita né l'ostia, né la carne e nemmeno gli scienziati. No, questa è una cosa da mettere in conto. Io non so perché non c'ero, però non c'è nemmeno la persona che racconta questa cosa. No? Che ovviamente è in buona fede, è tacciso che ha raccontato questa cosa, è in buona fede, però insomma, diventa un po' difficile poter credere a questa cosa. Io direi: Ma no, no, cosa... no, no, noi, noi gli crediamo ci fa vedere il video in diretta <ride> con l'ossia che diventa carne no? eh, scusate, diciamo ho portato diciamo io cosa, prove no? storiche loro portino le loro prove Esatto, Beh, insomma, nel senso quando si parla di questo è una questione di posizioni, no? ci sono delle posizioni diciamo, determinate da alcune considerazioni che hanno una cronologia che di conseguenza ci consentano una linea no? eh, piuttosto coerente da seguire e altri intermezzi no? che di fatto dicono il contrario, no? sono, sono delle cose diciamo, piuttosto differenti. Diciamo quando si parla di miracolistica, no? legata alle religioni, un po' mh, mi sono ritrovato a dire la mia anche per quanto riguarda, faccio un esempio, adesso non c'entra nulla, però insomma, la meditazione è trascendentale, eh. Che molte persone dicono e sono pronte a giurare che la meditazione trascendentale ha ridotto i crimini in Washington DC sulla base di tutta una serie di test e esperimenti che hanno fatto. E la domanda che faccio io, una domanda ingenua, una domanda di un neofita, una domanda di una persona che semplicemente vuole capire, questa: come mai non fermano la guerra in Palestina? Con questa meditazione, eh? e l'altra cosa che mi verrebbe da dire è questa: mm, grazie mille per la miracolistica relativamente a un'ostia che diventa carne che praticamente ai fini dell'umanità, diciamo impressiona questo miracolo, però ai fini dell'umanità, insomma, non è che le cambia molto. Ci piacerebbe molto un miracolo, e a quel punto ci sarebbe anche l'immediata conversione del sottoscritto, nel caso in cui si riuscisse a togliere di mezzo alcuni personaggi invece di, vederla, di vederli sempre. Sfangarla a discapito di chi invece ci sono persone insomma che pregano e sono fedeli a un credo che sembrano subire praticamente tutto quello che c'è da subire. Non mi dite che questo poi serve funzionalmente al paradiso? Ecco, questa è un po' la mia posizione, che si avvicina a quella di ovviamente di Alessandro e anche di Vinicio. Comunque, ehm, quindi posso per quanto fare riguarda l'inciso, si sì, 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 rappresenta, certo, certo. visto che hai parlato dell'ossia, il disco solare. Quando il prete solleva l'ossia, perché i fedeli devono abbassare lo sguardo? Perché se tu guardi il sole, ti brucia la retina. È un simbolo che viene dall'Egitto, il disco solare di Aton. Così come viene dall'Egitto l'inumazione dei papi dentro quattro sarcofagi, così come la mitra del papa che rappresenta l'ossirinco, il pesce che inghiottì il fallo. Eh, di Osiride, così come il battesimo che viene praticato una sola volta, a differenza di quello degli Esseni che facevano abluzioni più volte al giorno, viene praticato una sola volta per la remissione eh, dei peccati, così come la menora che l'abbiamo davanti al Parlamento italiano, ragazzi ce l'hanno messa lì quando hanno ristrutturato il Parlamento, eh, per dirci chiaro e tondo, qui comandiamo noi, ragazzi, eh. attenzione. Tutto eh, viene dall'Egitto. Ecco, grazie, grazie Alessandro. Allora passo ai commenti di tutti. Avete visto, adesso ci sono solo io ai commenti, io non ho assistenti, per cui ho avuto la premura e il rispetto di postare mh, tutti i commenti, perché comunque nessuno di questi era offensivo. Erano ovviamente in disaccordo rispetto agli interlocutori relativamente al dialogo che si è venuto a creare, però ho dato visibilità a tutti. Ora passerò anche gli altri che ci sono. La cosa che purtroppo mi preoccupa un po' è quando in avvallo dove, qua, in avallo a certe dimostrazioni, si portano eh, delle prove, per esempio delle prove al carbonio e se ne parla come se fossero assolute. Allora, le prove al carbonio non sono assolute, in una maniera più assoluta, ok? perdonatemi il gioco di parole, per cui non può essere considerata in avvallo. La prova al carbonio mi sembra è il documento che viene trovato durante un attentato dell'attentatore. Una prova che ormai universalmente viene ritenuta inconfutabile, che però di fatto non lo è assolutamente, è determinata, è dipendente direttamente proporzionale alla capacità di crederci. Prego Alessandro, comunque Tarciso, eh, ovviamente Tarciso io senso, ne parlo con rispetto. Eh, ehm, dice eh, hanno fatto prova al carbonio per quanto ritrovati per i ritrovati di ingahamad eh, risalgono effettivamente a duemila anni fa eh beh, certo allora mi sta dando poi tra l'altro ragione eh? e che ci troviamo davanti a due testimonianze eh, indipendenti una dall'altra una di Cito Flavio giuseppe che scrive per l'alta borghesia romana a Roma e ci dice che Maria cospirò contro suo marito Erode e fecero, un vele, e fecero venire un veleno dall'Egitto preso da Teuda. Teuda, i padri della Chiesa, ci dicono che era il fratello di Giuseppe, padre putativo di Gesù. Anna Gammadi, viene ritrovata alla seconda Apocalisse di Giacomo tra questi testi, dove si dice che Maria ebbe da Teuda Giacomo, fratello di Gesù. Sono due testi indipendenti, uno scritto in Egitto, uno da Flavio Giuseppe a Roma per Roma. Quindi non possono aver tratto eh, informazioni l'uno dall'altro, cari signori. Quindi ci troviamo adesso. Vi possono parlare di miracoli, di quello che vogliono. Ma allora questi miracoli li avrebbe fatti un Gesù, figlio del pluriomicida Erode del Grande e Non solo, disse, poi tra l'altro, la dottrina di Gesù, forse non lo sanno, ma Gesù disse di eh, predicare solamente tra i figli di Israele, e non viene il divieto di predicare ai pagani e anche ai samaritani, quindi era una, un messaggio rivolto solamente ai palestinesi che, vive, che vivevano a Israele. Esclusa la Samaria e non ai pagani diede addirittura il divieto di portare la sua predicazione ai Gentili, che siamo noi, cioè i non ebrei. Cosa che poi, invece, fece Paolo di Tarso, perché questi personaggi, poi Paolo di Tarso, eh, si dice Armenia, eh, quindi tutte poi zone intorno alla Turchia, alla Grecia, portarono avanti questo processo di ellenizzazione tolsero la circoncisione. Per, proprio per aprire questa dottrina ed entrare in seno al, all'impero romano con la dottrina, eh, rendendola più duttile e malleabile, ma sempre per un gioco di potere. Ecco, grazie. <ride> ci sono un po' di anatemi. Quindi, quindi noi, noi ah, sì. ci troviamo davanti a una Maria che cercò mm. di uccidere il marito, poi ci vengono a parlare di. Eh, della de, de Madonna di Meggiugor, gli mettessero in mano una bottiglietta di veleno da vendere per i mariti che rompono i coglioni e buonanotte fanno prima, no? Piuttosto che voglio dire, se questi sono i personaggi che hanno fatto i miracoli, stiamo parlando della moglie di Erode del Grande che cercò di uccidere il marito, di Gesù, figlio di Erode del Grande, che eh, uccise tre figli. Moglie, suoceri, cognati eh, di, di, tutto il, sì, di tutto e di più, ragazzi? Potevano se tutto questo emergesse, ma già se fosse emerso prima non avessero coperto tutta questa storia, come avrebbero potuto creare il cristianesimo? Non sarebbe stato assolutamente possibile. Tant'è che lo stesso professore del Vaticano. Eh, ti mandiamo il link magari con eh, se tu lo vuoi mettere la... su whatsapp mandamelo per favore sì eh, dove c'è il confronto con il professore il professore dice chiaramente che dice ma Gesù i miracoli questi miracoli in fondo non è... se sono stati veri ce ne sarà stato uno su, su 5.000 su quelli che hanno detto. cioè anche lui eh, era scettico sui miracoli di Gesù ragazzi Ok, okay. <ride> Tarciso. Comunque vale, noi sei... siamo qui, e... posso fanno posso vedere dire, in, una... in diretta. Po... Sì, posso dire una cosa? Ah, ci sono molte domande. Eh, io ho proprio una simpatia grande verso Tarciso, perché quando io ero, diciamo, credevo in una narrativa no? eh, buddista in questo caso, anche io ero eh, con tutto me stesso, con tutto me stesso, per esempio, no? ero pronto a dire la mia, no? a di fatto, anche eh, avere tutta una serie di posizionamenti che hai anche tu, no? Quindi, di fatto, ti capisco assolutamente, non sto dicendo che io ho ragione, tu hai torto assolutamente. Ecco, diciamo, mi rivedo molto in questo. però anche mh, mi apprezzo molto in questo momento. Non so se lo sapete, però io sono una persona che pratica il transurfing e di conseguenza faccio anche dei corsi di transurfing per me il transurfing è una. Buona scelta di vita, no? Però, se qualcuno mi dovesse dire guarda il transafiri non funziona, io, nel senso, vado oltre, non, 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 non mi verrebbe no, di stare lì a insistere, no? Ma vedo di persuadere nessuno, no? E quindi mi dico: la differenza tra perché il transafiri non richiede la fede, ecco, la differenza tra quando viene richiesta la fede e quando non viene richiesta la fede, penso che sia questa, no? C'è cioè, la volontà, la necessità per forza di cose di persuadere l'altro, no? Perché? Perché, se si mette in dubbio quello in cui si crede, si ha come la sensazione di morire. Quindi, è questo io no? che emerge e che lo capisco perfettamente perché anch'io mi sono ritrovato in quella situazione: che però non va tanto a vantaggio della verità, va a vantaggio del fatto di eh, diciamo, mantenere inalterata la propria ideologia, cioè riuscire insomma, a non farla, non farla eh, precipitare. ecco Io gli do questa, questa lettura. Eh? Allora, c'è un altro commento eh, di Anna Pirrone. Eh, dico la mia, Alessandro, poi ti lascio la parola. Dice: Allora, i bambini di Lourdes, cosa hanno visto? Hanno, cosa hanno, visto? hanno mentito. Allora, guarda, intanto ti saluto. Ciao, Anna, sempre presente nelle nostre live. Eh, c'è un'altra bambina che parla dell'inquinamento eh, climatico, del fatto che comunque bisogna fare tutta una serie di scelte. Eh? E ci sono anche altri bambini che hanno detto molte cose, no? E in realtà il sistema ha sempre usato dei bambini perché il bambino semplicemente non viene messo in dubbio anche tu, no? In questo momento con questo messaggio stai dicendo questo. Un bambino non può mentire, no? Ma io posso raccontare una storia. Io sistema posso raccontare una storia. Ci sono dei personaggi che raccontano delle storie a giustificazione delle loro ricerche e teorie sulla base di ipnosi che hanno totalmente contraffatto. Quindi una persona dice: Vabbè, l'ipnosi, a me se non concesso che possa essere inoppugnabile, però una persona può dire: 'Vabbè, l'ipnosi è inoppugnabile'. L'ipnosi sì, ma chi ha raccontato la storia dell'ipnosi è assolutamente opinabile. Ecco quindi io trovo che non so se è il caso di credere a questa storia di questi bambini, sorelle, situazioni, soprattutto quello che di fatto succede, quello che di fatto sono è la narrativa per quanto riguarda il fatto di farci, diciamo, accettare una condizione. Prego Alessandro. Eh, sì, allora io voglio rispondere alla ad Anna Pirone dicendogli: cara signora, io sono un ricercatore. È differente dal professore i professori portano le scoperte parlano delle scoperte dei ricercatori delle mie non ne parla nessuno chissà come mai e come ricercatore ho portato ho parlato di storia e di fonti documentali quindi cara signora a me non interessa che lei creda in miracoli o no tra l'altro poi eh, Alessio e Romina, mio figlio con la ragazza, si stanno occupando anche nel terzo libro di Oltre il Velo di Iside del, dei miracoli, di come venivano praticati attraverso testi egizi, testi copti, eh, perché comunque avevano una conoscenza altissima questi personaggi sulla medicina egizia, eh, cure alternative, conoscevano eh, per l'epoca eh, della medicina molto avanzata non dobbiamo pensare che siano dei eh, alla preistoria. Sappiamo anche oggi che le, molte erbe, molte eh, ci sono delle medicine alternative che funzionano, no? Ma quello che vorrei dire alla signora, cara signora Pironi, io ho portato delle fonti e dei documenti storici. Quindi eh, a questo punto lei vorrà, può credere a quello che vuole, ma io sto chiedendo a tutti i professori, accademici, sacerdoti, chi volete voi, di venire davanti al sottoscritto e di confutare queste prove storiche che ho portato oggi davanti a voi, perché altrimenti qui si fa eh, si cerca di, di, di quasi di deviare dal, da tutto quello che ho portato oggi. Di un Gesù, ultimo figlio di Ero del Grande, di una Maria, moglie di Ero del Grande che insieme a Giuseppe e a Teuda cercarono di uccidere il marito, di un Erode padre di Gesù che era un pluriomicida Dopodiché io chiedo a questa signora: "Ma allora se sui figli di Totori o di chi volete voi eh, creano un processo di divinizzazione su uno di questi figli eh, cercando di deificarlo che ha fatto ma lei sarebbe eh crederebbe a, a questo? Penso che si troverebbe in una posizione differente, tant'è che ci dicono che cosa? Che Gesù nacque dallo Spirito Santo, che Maria nacque dallo Spirito Santo, invece che da Simone Boeto, che era sacerdote da Alessandro d'Egitto sotto la regina Cleopatra, da cui poi nacque questa Maria. Ecco perché regina madre e regina figlia, le due persone più importanti, le due donne più conosciute al mondo, Cleopatra VII e Maria, madre e figlia. Abbiamo portato prove storico-documentali di tutto questo ed anche archeologiche di un Gesù in Egitto, però qui non viene nessuno a confronto. Signori, se eh, un Paolo di Tarso che ha costruito il cristianesimo, che Flavio Giuseppe ci dice, io vi rileggo il passo per la miseria, se no qui non ci capiamo. Eh, da parte loro Costobar e Paolo di Tarso raccolsero bande di malviventi loro stessi erano di stirpe reale raccolsero favori a motivo della loro parentela con Agrippa che era il cugino ma erano sprenati e pronti a spogliare le proprietà dei più deboli signori di cosa stiamo parlando di un cristianesimo nato a favore e per il potere che spogliava le proprietà dei più deboli è esattamente la stessa cosa che fanno i comunisti oggi fanno finta di difendere gli operai quando poi ci vengono a proporre macchine green case green ci rinchiudono nei ghetti delle, delle piano piano delle con le città. parole piano ale 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 piano con le parole eh... siamo... no nel senso no no puoi dire Perfetto. tutto però è io sto dicendo po le... Ale, ascoltami. Sto dicendo quello che sta succedendo. No, sì, no, Ale, certo. lo so, però siamo un canale attenzionato: se usi determinati termini buttano giù il video, non vorrei fosse buttato giù. Ha detto te che comunque. importante. Quindi edulcoriamo i termini. In da... no, fino ad adesso non si è andato bene, eh, non hai non ho sbagliato nulla, però cerchiamo di edulcorare i termini così da non creare l'attenzione, da non suscitare attenzione Prego. E quindi dicevo se eh, predicare bene e razzolare male era un modus operandi che eh, è arrivato da ieri fino ad oggi e che continua ancora eh, ad avere una sua eh, valenza come risultato poi no nel senso quando un partito si propone per candidarsi con un programma e poi non rispetta quel programma e fa tutto l'opposto e attenzione questo succede per tutti i partiti perché c'è un articolo di legge dove si dice non esiste il vincolo di mandato cioè nessun partito è costretto a portare avanti il programma per cui ha chiesto il voto a questi cittadini ma allora signori è inutile votare non serve assolutamente a nulla e quindi è Voglio dire, questi personaggi si sono mascherati nel momento in cui Flavio Giuseppe ci dice che spogliavano, raccolsero bande di malviventi ed erano pronti a spogliare le, 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 eh, dei loro beni, addirittura i poveri. Questo è il vero cristianesimo, è nato in questa maniera da parte di Paolo di Tarso. Poi non sto dicendo assolutamente che Gesù, la sua dottrina era completamente diversa, il gesuanesimo dal cristianesimo... Creato da Paolo di Tarso non era assolutamente una dottrina di potere, perché eh, crearono delle società egualitarie ad Alessandria d'Egitto, delle comunità dei terapeuti, dove tutto poi veniva distribuito in maniera equanime all'interno di queste comunità. Tant'è che Pietro Ce lo ha confermato Bergoglio, lo ha detto Bergoglio, ragazzi. Pietro uccise Anania e Zaffira, due anziani coniugi, perché vendettero, entrarono in queste comunità. Vendettero un loro terreno e parte di quei soldi di quel terreno lo trattennero per loro. E Pietro uccise sia Anania che Zaffira. Questo lo ha confermato il Papa Bergoglio davanti a tutti quanti, signori. Forse non lo sapete. Eh. Vi devo dire, ecco, grazie, Ale. Allora, ragazzi, guardate, c'è un sacco di commenti. Io cerco di passarli tutti per non discriminare nessuno, ovviamente, però eh, sono veramente tante. Allora, intanto, c'è Anna Pirone che dice giustamente, eh, dice: Io, nel senso, voleva capire. L'ha fatto una domanda genuina, eh, diciamo, umilmente. Ecco, diciamo, no? quindi sì, sì, bello sì, sì. che l'ha risposto. Allora, eh, c'è ancora, eh, vediamo un po'.

eccolo qua, e Tarciso dico due parole prima di lasciarti la parola dice Dio non ti impedisce di fare quello che vuoi ma ti dice che c'è allora tutte le volte che sento frasi in questa maniera mi viene a mente no. che queste affermazioni ti eh, non dimostrano assolutamente l'esistenza di Dio, di Cristo di nessuna, di nessuna di queste due cose o tre cose quelle che sono ma semmai la necessità di crederci <ride> secondo me è un'istigazione al fanatismo questo certo. ok? Non è, non è io devo, devo giustificare la mia esistenza Delegandola a qualcun altro che mi ha creato, capisci che si porta avanti un concetto di delega quando il giochetto ultimo delle religioni: qual è quello di far delegare al grece, al popolo, verso chi sta più in alto? Oggi, per esempio, attraverso il voto, le politiche sociali. Quindi, devi condizionare le pecore a rimanere tali. Okay? Nel momento in cui io faccio passare il messaggio che la nostra energia, la nostra stessa esistenza è da delegare a qualcun altro che ci ha creato, sono più propenso poi a delegare attraverso il voto a qualcun altro le, le politiche sociali. Capite il meccanismo perverso di tutto questo? Ma poi mi dovrebbero spiegare, signor Tarcisio. Questo Dio creatore, che io non ho mai visto, né Luca mai visto, no? Che avete creato eh, dal nulla, perché mai avrebbe dovuto creare delle energie? Poi mi devono spiegare queste energie, come avrebbe fatto a crearle qualitativamente e quantitativamente inferiori rispetto alla sua, perché stiamo parlando di energie. Al di fuori di un corpo, no? non inglobate in, dentro un corpo, ma poi crea queste energie. Si dice per amore, per dare amore, e lì già è un limite perché è un'esigenza quella di dare amore. Dopodiché, questo amore, come viene scrinsecato inglobando queste energie all'interno di corpi di materia? Luca, che portano e generano sofferenze attraverso centinaia di malattie. Ma pensate voi che cosa voleva dire avere un'ernia di scale? Al tempo degli egizi o nella preistoria si moriva per accessi dentali, cioè sofferenze inaudite, non potevi più rimediare il cibo con un'ernia, rimanevi fermo, immobilizzato, ma ad ogni organo siamo soggetti a, a tantissime malattie che creano dolore e sofferenza, non solo, ma poi crea un pianeta che ciclicamente è sottoposto a catastrofi naturali. Cito cadute di asteroidi e comete, esplosioni di supervulcani, ere glaciali, siccità prolungate, terremoti, mare, eh, tsunami: chi più ne ha più ne metta, che portano sull'orlo della distruzione in più di una volta l'intera umanità, e i pochi sopravvissuti, poi sono costretti a battagliare tra di loro per rimediare quel poco cibo che è rimasto a disposizione. Per poter sopravvivere, bene, questo è il Dio che concepiscono, buono e di amore, che ci ha creato. Chi di voi genererebbe un figlio sapendo che questo figlio, se tu volessi fare un figlio, Luca, lo faresti intellettivamente inferiore rispetto al tuo stato, con handicap fisici? No, lo vorresti uguale a te tutti noi, eppure questo Dio ci ha creato questo Dio che nessuno ci ha dato eh, la prova che esiste, inferiori rispetto al suo stato e va adorato, altrimenti verrai punito post mortem e subirai un giudizio. Ma più chiaro di così, ragazzi. Il problema <ride> è che volta... voi non allacciate due neuroni, due neuroni. No, no, allora, allora Alessandra, ascoltami, allora, eh, non voglio essere se... offensivo, Luca, eh, lo no, dico. No, no, no. Per amor ma... del cielo, è però... un'analisi logica dal punto di vista teologico, questa volta: As assolutamente, assolutamente. Perché se una persona di fatto non vuole accettare certe cose, perché ancora il suo percorso lo richiede, che poi io mi pongo sempre nei termini di non sapere se, la... Insomma, mi, mi permetto di avere dei dubbi. Questo sì, questo me lo concedo sempre, no? Per esempio, T'Acciso ancora dice: Sono statuato per 20 anni, consiglio di fare giustamente. Ehm... Di avere rispetto comunque un po' come io sono stato credente per vent'anni e adesso non lo sono, quindi ha lo stesso, stesso discorso. Ma infatti, tu, T'acciso, sei sempre stato molto eh, rispettoso, diciamo, nelle, nei commenti che hai detto, hai detto la tua, con una certa insistenza in cui mi sono riconosciuto quando avevo bisogno e soffrivo di non persuadere gli altri del mio credo. No? Per il principio che ho già detto prima non mi voglio ripetere, no? per cui diciamo sono felice di, non, di, non aver, di aver già fatto questa esperienza, ecco di fatto, però comunque capisco la tua. Andrea, che mi è piaciuto molto, dice, eh, dice tre cose, ti lascio, chiudiamo poi con la domanda di Andrea, che dice, eh, io dice, non credo a quello che non vedo, come diceva Gurgelf, no, credi a quello che puoi sperimentare di persona, perché a quel punto avremo un quadro no, della nostra realtà estremamente fedele. Invece spesso noi crediamo a cose che ci hanno raccontato e che eh, per fede non vogliamo mettere in discussione. Eh. Ancora Andrea dice, ma Flavio Giuseppe non apparteneva alla razza eletta. Domanda, poi c'è ancora un'altra domanda di Andrea, così facciamo tutte e tre. Infatti dice Madre Teresa è la madre di Fauci. Questa è una teoria no? che non mi risunte, cioè nel senso non, 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 eh, non, non rimare sorpreso. E per quanto riguarda invece diciamo, la bontà di Maria Teresa, sono abbastanza convinto di quello che sto dicendo perché io le missioni in India di Maria Teresa... Le ho viste con i miei occhi, ho sentito persone che ci hanno lavorato dentro e vi posso garantire che non c'è niente di più terribile di una persona che da credere di essere santa quando in realtà invece è un demone è vero e proprio dico anche una cosa importante io ho sentito, io sono amico di suore che stanno per essere scomunicate eh, di persone che sono state dentro tutto quello che dovrebbe essere una, una condizione estremamente protetta, no? che comunque è intrisa di un potere particolare, mi hanno raccontato delle cose no? che nemmeno nemmeno nei peggior bar di Caracas avvengano Ok ragazzi, quindi questa è una cosa molto importante. Vi devo raccontare che in certi posti dove si fa accoglienza, le signore nigeriane eh, li, vengono, li viene proposto, quantomeno gli viene dato lo spazio per poter fare il lavoro più vecchio del mondo, dentro i conventi, per raccontare queste cose. E lei che questa povera suora che si è permessa di dire la sua, dice sento un po' respirare forte durante la notte, così l'hanno minacciata gliel'hanno l'hanno fatta di tutti i colori, ma queste sono cose mafiose. Ma non è che succede solo in un convento, questo purtroppo è quello che si viene a creare quando tutto è regolato da un'impronta fanatica non determinata dalla convinzione, semplicemente si crede e sulla base di questo si crea un'intimidazione. Fai l'ultima risposta su queste domande di Davide, per favore poi chiudiamo, grazie Ale. Sì, no, voglio, voglio dire un aneddoto, a me, mh, cioè testimoni, eh, mio figlio, mia madre è venuto a trovarmi. Un prete molto famoso a casa mia con la sua amante perché seguiva tutte le mie scoperte e sapeva che erano vere e mi disse io quando facevo il corso se provavo a fare qualche domanda non sarei, eh, mi facevano capire che non dovevo assolutamente dire nulla non, eh, non posso menzionare chi è questo sacerdote che è molto famoso e io gli dissi dico ma scusa eh, dico ma togli di questa divisa a questo punto sposati questa compagna che aveva anche un figlio la compagna e eh, regolarizzate tutto quanto e lui molto candidamente eh, mia madre era rimasta basita. mi disse mm -hmm. alessandro ma io non sono buono a fare niente ma a questa età mi vado a trovare un lavoro ma chi mi dà al lavoro eh, con Capisci? Allora, risposta a Flavio Giuseppe. Flavio Giuseppe era eh, comandante durante la Prima Guerra Giudaica, appartenente alla classe sacerdotale dei mh, re Asmonei, discendente da questi re Asmonei. Scrisse per Roma e eh, fu catturato a Iotapa, dopodiché eh, si dice che lui disse che... Eh, predisse a Vespasiano che sarebbe diventato imperatore e questo si avverò e a causa di questo Vespasiano poi eh, gli diede addirittura un vitalizio, lo portò a Roma, scrisse libri per Roma, in realtà questa profezia fu fatta da Iochanam ben Zaccai. alias Giovanni figlio di Zaccaria, che morì nell'80 d.C. alias Giovanni Battista, che non fu ucciso poi da Antipa. E eh, i suoi scritti sono stati eh, fatti opera da parte dei primi padri amanuensi di tagli, rimaneggiamenti per non far, e di censure in molti passaggi per non far capire che quella Maria era la Maria Madre di Gesù. Eh, hanno avuto dei tagli incredibili. Eh, già guerra giudaica si diversifica da antichità giudaica, scritte dopo in molte parti. Ecco perché. Tanti mi dicono, ah, ma non è attendibile perché scrisse per Roma, tradì gli ebrei. No, eh, ragazzi, il lavoro del, del ricercatore è proprio quello di svelare la verità attraverso vari testi, comparandoli tra loro, eh, mettendo in evidenza le discrepanze proprio perché è frutto di eh, alterazione da parte dei... Da, dei, 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 dei della chiesa che ha tenuto in mano questi libri per secoli prima di divulgarli e, ed è proprio attraverso la ricerca storica comparata che siano riusciti dopo 20 anni di studio mai pagati a riuscire a svelare per la prima volta la verità su tutti questi personaggi ora ovvio che queste verità fanno male a chi è stato ingannato ma io voglio chiudere questa puntata dicendo eh, ragazzi, nella vita bisogna avere mh, soprattutto onestà intellettuale. Verificate i nostri studi, vi ha fatto vedere il libro Oltre il velo di Iside Luca. Verificare i nostri studi, ci sono tutte le fonti. Dopodiché ah, io vi chiedo, libro. ma deve essere messo alla gogna chi ha scoperto l'inganno invece di chi ha ingannato per duemila anni? L'intero genere umano, perché sono 2 miliardi e 300 milioni di persone che seguono la dottrina del cristianesimo, è la, è la religione più seguita al mondo. Quindi, eh, ragazzi, io sto sub, siamo subendo insulti e minacce da parte di tantissime persone ogni giorno. Tant'è che io ho detto, e lo ripeto, nel secondo libro siamo arrivati a svelare tombe dove sono con i corpi dove sono state fatte autopsie quindi possibile avere il dna di una figlia di una sorella di un nonno e di un nipote di Gesù tutti e dodici discepoli gli apostoli di Gesù svelati tutti e dodici chi erano tutti parenti di Gesù da lì attraverso la nascita del cristianesimo i primi papi sono arrivato fino a a re Artù, a svelare l'identità di Artù, da lì fino a Carlo Magno e alla diramazione di tutte le famiglie nobiliari in Europa. Quindi verificate i nostri studi, dopodiché se c'è stato l'inganno, non prendetevela con chi ha scoperto l'inganno, prendetevela con chi lo ha generato. Sì, grazie Alessandro, grazie anche della tua pacata risposta. E diciamo, diciamo questo che io sono ovviamente dell'idea di Alessandro, no? però comunque non sono posizionato tanto da doverla difendere a spada tratta, no? Quello che comunque di fatto, quello in cui credo. Diciamo che spesso alcune persone eh, sono pronte no, a fronteggiare, qualunque persona la pensi in maniera diversa, malgrado quello in cui credano sia totalmente aleatorio e frutto di in, diciamo, indottrinamento. Parliamoci chiaro, no? perché eh, alla fine non so se mh, qualcuno di voi ha visto Gesù Cristo in qualche maniera, ha partecipato a dei miracoli, ha sentito, le è piaciuta la storia ma a noi ci stanno condizionando con le storie che ci hanno raccontato. Quindi secondo me è importante avere un atteggiamento leggermente più concreto nei confronti della vita. Alessandro, io ti ringrazio tantissimo e grazie a tutte le persone che hanno commentato, che si sono diciamo, dimenate fra le loro posizioni, grazie anche per l'estrema correttezza. Che, che hanno manifestato, grazie a Rana Saraceni, grazie a Vinicio, grazie a quest'altro ragazzo che è stato a scritto un'altra Bibbia, ha scritto praticamente, come si chiama, eh, eccolo lì, Tarciso, grazie di cuore. E con Alessandra abbiamo già fatto una registrata che uscirà fra qualche giorno. Vi lascio questa sera con la live dove sono ancora io presente, con Carmen Gay, dove parleremo di Gandhi. andremo a vedere Gandhi. Com'è alle 21, sempre nei nostri canali, canali YouTube. E domani mattina abbiamo Riccardo Magnani con la vera storia di Cristoforo Colombo. Tanto da così, per andare a scomodare un altro mito. Alessandro, grazie ricordi? grazie a tuo figlio. Che sarà a voi. che ti sta dando una mano. Ci sentiamo prestissimo e a super, a super presto. Grazie, grazie di cuore.